Sei il benvenuto nel canale di Prima del caffè, soddisfazioni in cucina. In questo video troverai la ricetta per preparare un dolce ad una persona a te cara. Un dolce semplice, come può essere il salame di cioccolato bianco. Aggiungi un po' di fantasia ed ecco fatto il cuore di cioccolato. Dovrai sciogliere il cioccolato a bagnomaria, quindi in una casseruola versa 2 dita d'acqua e quando inizia a sobbollire metti un recipiente per il bagnomaria che non tocchi l'acqua e versa 300 g di cioccolato bianco, tritato finemente. Mescola continuamente con una spatola o un cucchiaio in acciaio. Ottenuta questa consistenza, togli il recipiente dal bagnomaria per evitare che il cioccolato cuocia troppo e continua a mescolare fino a completo scioglimento. Quindi aggiungi 100 g di mandorle tritate, 150 g di wafer alla vaniglia e 150 g di biscotti secchi tipo Oro Saiva. E per finire 150 g di yogurt al cocco o yogurt bianco. Mandorle, wafer e biscotti li ho tritati in precedenza con un frullatore perché dovranno essere aggiunti quando il cioccolato è ancora caldo e fluido, cosicché con una bella mescolata si amalgama bene il tutto. Quando l'impasto si compatta e tiene bene la forma è pronto per essere modellato. Quindi prendi il piatto di portata e ricoprilo con un foglio di carta forno. Inizia a modellare un cuore come nel mio caso, o una lettera, o un numero, qualunque altra forma tu voglia. Unisci più pezzi di impasto e compattali. Poi in ultimo compatta bene e rifinisci la forma. Adoro questo dolce perché è semplice da preparare, occorrono pochi ingredienti ed è buonissimo. E cosa ancora più piacevole è il fatto di poterlo personalizzare. E voilà! Un'ora in frigorifero a rassodare e poi potrai divertirti a decorarlo con cioccolatini, biscotti e fiori. Ad esempio, in occasione del San Valentino io ho usato questi biscotti molto carini della Balzen, delle rose della Luaker e delle primule. Prova a farlo anche tu! Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta e condividilo con gli amici. Ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella, così non ti perderai le prossime video ricette che usciranno.